dal cartello non si capisce quando ci sarà la consegna dei lavori, che c'è stato in passato un cartello che indicava, forse starà sotto, non lo so, che indicava la consegna dei lavori 2009, quindi parliamo di 2010-2009, quindi qualche anno fa. Sono andati altri 5 anni, sono entrato a fare dei sopralluoghi per vedere lo stato d'avanzamento dei lavori, come andassero i lavori all'interno. Per anni è stato abbandonato, adesso si fa la corsa per la campagna elettorale e quindi si tende a sbrigare, a ultimare il palazzetto. Ben venga l'ultimazione del palazzetto, il problema è che la preoccupazione da parte mia è quello che venga ultimato il palazzetto come il teatro comunale di Guidonia, ovvero ultimato per poi non poter essere dato in mano alla città, cioè non possono essere considerati realmente le chiavi, ma è soltanto un'inaugurazione di comodo per prendere qualche preferenza in più, qualche voto in più alle elezioni. Ho visto all'interno, sinceramente non sono è bello il palazzetto, a vederlo è stupendo. La parte interna non sono così soddisfatto perché anche dove è la piscina vedo un'altezza dal pavimento al soffitto di circa, mi sembra, 14 a 9 metri, dai 14 ai 9 metri, e quindi la domanda che io non sono esperto, ma mi viene da pensare come si scalderà quell'area, eccetera. Cioè se il comune ha previsto che un sistema alternativo per alimentare, per scaldare, per mantenere in piedi una struttura del genere. Secondo me non è una struttura che saremo in grado di tenere come comune di Guidonia, ma andrà gestita con qualche società capace di farlo. Secondo me i costi di mantenimento di questo palazzetto sono troppo alti per qualsiasi imprenditore locale e non. Ovvero, così come viene consegnato, il mantenimento, l'acqua calda per le piscine, la corrente e l'aria da riscaldare all'interno non permetteranno una gestione reale e di utile per un imprenditore o per l'ente.